Tornano gli appuntamenti con il Circolo Bianchini di Fano. Quale sarà l'argomento di questa edizione della rassegna? Sì, l'argomento è legato al tema dell'ecologia. Il titolo della rassegna è Ecologia profonda, ma come tutti gli anni poi intorno a questo filo rosso si annodano varie tematiche, insomma, che spaziano a 360 gradi. Quindi parleremo di animali con le famose scienziate, etologhe, etologi, parleremo di erbari antichi, di geoingegneria, nuovi tentativi insomma di modificare l'ambiente terrestre, parleremo di Marte il prossimo pianeta col punto interrogativo, ma anche di letteratura medievale, di storia, di arte. Un particolare focus sarà dedicato alle donne, quindi le donne nell'arte contemporanea, le donne nella musica, l'oblio delle compositrici, le donne nella teologia e nella scienza. In generale, col programma, con il suo titolo Ecologia profonda, con la copertina dedicata a Jane Goodall, vuole essere un invito a una profonda riflessione, a una riconsiderazione attenta, umile e coraggiosa delle proprie convinzioni, per cercare di tracciare, di individuare una strada, insomma, verso un rapporto più armonico con la natura e anche, insomma, con le altre culture nel mondo, in questo mondo, insomma, così problematico. Quindi tante sono le personalità, è difficile ricordarle tutte. Io vorrei ricordare soprattutto le eccellenze locali che non ci mancano, da Rodolfo Battistini a Enrico Capodaglio, maestro Roberto Galletto, il maestro Enzo Vecchiarelli, Filippo Martelli, grande astrofisico, Loretta Stella e per esempio Daniele Ricci, il poeta Daniele Ricci, che curerà in questa rassegna una serie di incontri di poesia, insomma, molto importanti, dal titolo Le poetesse e i poeti salutano la primavera. Questa rassegna sarà preceduta da un evento inaugurale che si terrà domani, a cui invito tutti a partecipare, che gli eventi del Bianchini sono sempre gratuiti e aperti a tutti. Questo evento inaugurale sarà un concerto dedicato al grandissimo Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa, e avremo, insomma, la possibilità di riascoltare le più famose arie delle sue opere con la soprano Anna Caterina Cornacchini, il maestro Stefano Bartolucci, è un ensemble di artisti di alto livello, quindi sarà un'occasione, direi, molto bella per iniziare questo percorso complesso, stimolante e spero molto arricchente per la città di Fano e non solo.